passo passo nella domanda. Prego. Non è assolutamente banale perché ci siamo resi conto, e penso che ti sia reso conto anche tu, che le domande sono tante e possono sembrare banali per chi magari mastica molto di sindacato o di comunque di scuola, ma non per altri, perché c'è molta confusione tra questa fase della call veloce che si terminerà il 31 luglio rispetto a quella che viene comunemente chiamata mini call veloce, che riguarderà invece un altro tipo di aspiranti. Allora, la call veloce, quella che stiamo facendo adesso, quella che mostreremo adesso, riguarderà e riguarda solo quei docenti che sono in GM, quindi graduatoria di merito di un concorso, in una regione dove non sono stati individuati, magari hanno partecipato anche alla prima fase per la scelta delle province e poi non sono stati individuati e quindi possono richiedere una probabile un'immissione in ruolo in un'altra regione, nelle province di un'altra regione. Oppure coloro che sono in GAE, quindi le GAE sono le graduatorie di esaurimento di una specifica provincia, e queste persone possono richiedere l'immissione in ruolo in una provincia diversa della regione in cui sono inseriti, se ci sono posti naturalmente, oppure tutte le province di un'altra regione. Quella che invece ci sarà tra il 9 e l'11 riguarda soltanto i docenti che sono in possesso di un titolo di specializzazione su sostegno e che sono o in prima fascia o negli elenchi aggiuntivi. Parliamo di titoli non esteri, perché queste persone non potranno partecipare. Quindi una volta esaurita questa fase, il 31 sapremo quanti posti saranno occupati attraverso la call veloce per i posti comuni, ma anche per il posto eventualmente di sostegno. E successivamente si aprirà quest'altra possibilità per i docenti che hanno il titolo di specializzazione per sostegno di potersi vedere attribuire un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo in un'altra regione, nelle altre province di un'altra regione. E adesso vediamo come. Lo dico perché Andrea mi ha chiamato 5 minuti fa, mi ha detto: Roberta, abbiamo la possibilità di far vedere la domanda e io devo ringraziare Mara che ci sta ascoltando perché nell'immediato si è resa disponibile. Diciamo che Grazie a voi. ho ben seminato in questi anni per avere Anche una io ho ben seminato. È una catena, ecco, quindi, come dire, grazie, grazie davvero a Mara per la disponibilità. Prego. Allora, andiamo a schermo intero, presenta, condividi schermo intero, ok, condividi, dammi l'ok quando vedi, vedi? Eccola qua. Benissimo, la vediamo. Allora, innanzitutto una cosa che ti faccio notare è che stanno già collaudando anche la finestra che servirà per la presentazione della mini call veloce, quindi vedi come dice qui presentazione, domanda, procedura funzionale per chiamata veloce GPS sostegno. Naturalmente se ci clicco sopra il sistema mi dà un errore perché da questa procedura si aprirà tra il 9 e scadrà l'11. La procedura a cui si può concorrere in questo momento, ripeto, tutti i docenti presenti in GAE in una determinata provincia, in GM in una determinata regione, vanno in questa finestra, quindi presentazione domanda, procedura assunzionale per chiamata DM25-2020. Vai alla compilazione, accedi, faccio velocemente, modifica, faccio velocemente, avanti, faccio velocemente, avanti. Azioni disponibili, inserisci. La prima cosa da fare è selezionare la regione. Ieri è stato divulgato un file nel quale vi sono tutti i posti disponibili per regione e per provincia per tutte le classi di concorso. Mi viene in mente, per esempio, per la 046 e per la 045 non c'è un posto disponibile in tutta Italia, ma ci sono altre classi di concorso per cui ci sono dei posti che possono essere attribuiti a chi concorrerà a questo tipo di call veloce. Quindi selezioniamo una regione. Io seleziono per Mara la Lombardia, dove ci sono posti, perché Mara concorre per le GAE, per il sostegno primario e poi anche in GM.
Come vedete, nell'immediato, mi compare quindi qui nella tendina la regione che io ho scelto, e posso scegliere una sola regione, e tutte le province di quella regione. Quindi che cosa faccio in questo momento? Se io voglio dare priorità a Bergamo, clicco su Bergamo e dico che voglio dare a questa provincia della regione Lombardia la mia prima scelta. Quindi vuol dire se c'è un posto per me a Bergamo, è la provincia che io preferisco. Nel caso di Mara, siamo stati proprio fortunati perché Mara addirittura ha due possibilità, concorre in GAE sia per il posto comune, che quindi abbiamo la EEE, sia per il posto di sostegno, quindi abbiamo la sigla ADEE. Lei può cliccare, può decidere di concorrere per il posto comune, ma può pensare di concorrere anche per il sostegno primaria o decidere di concorrere per solo una di queste procedure. Naturalmente, in questo caso, inserisce il numero di preferenza, cioè lei preferisce avere un eventuale ruolo sul sostegno primaria, e in questo caso metterà uno qui e naturalmente di conseguenza, per quanto riguarda il posto comune primaria, dovrà mettere due, quindi la sua seconda opzione. Le persone che invece si troveranno in questa sezione una sola procedura, perché magari concorrono o soltanto per una classe di concorso in GAE o solo per una procedura concorsuale, naturalmente qui non si troveranno queste due righe e dovranno inserire solamente il numero 1. Il numero uno perché vuol dire che io ho soltanto una procedura. Mara ha la possibilità di partecipare per due procedure, quindi in questa fase può semplicemente clicca, se preferire. In questo caso la sua domanda dice: io vorrei avere prima un posto sul sostegno e poi sul posto comune. Se invece intendesse lavorare prioritariamente sul posto comune, dovrebbe inserire naturalmente qui il numero 1 e sotto il numero 2. Andiamo avanti. Come vedete, anche su Brescia c'è una possibilità. Quindi lei mette in ordine di preferenza, naturalmente non metterà 1, metterà 2 e fleggerà le due opzioni. Magari le piace di più il posto comune in questo caso, quindi può mettere 1 posto comune e mette 2 per il sostegno. E così via. Ok? Anche su Como ci sono posti. Perché vi dico questo? Perché se nella regione ci sono tutte le province che hanno posti, ok, ma potreste anche trovarvi che in alcune regioni ci sono posti per alcune province e nessun posto per altre province. Mi è capitato ieri che abbiamo fatto la domanda a un aspirante di A018, sempre sulla Lombardia, non c'erano posti su alcune province, ma c'erano soltanto posti in 3 o 4 province della regione Lombardia. Come vedete, per EEE in Lombardia ci sono, mi pare di capire che ci sono posti ovunque. Quindi Mara, se volesse concorrere per la Lombardia, dovrebbe inserire nell'ordine tutte le province che lei preferisce. Inserire. Diciamo che io adesso cancello, altrimenti perdiamo troppo tempo e poi il question time ce lo dimentichiamo. Quindi facciamo conto che lei concorra soltanto per Bergamo e per Brescia. Facciamo inserisci, ordine di preferenza selezionato, un campo obbligatorio. Qui Mantova non l'ho messo, la tolgo. Inserisci. Eccolo qua, che cosa deve fare Mara? Deve semplicemente inoltrare. Io non inoltro perché non voglio creare problemi a Mara, che non ha nessuna intenzione di andare in Lombardia, però inoltrando la domanda si crea il PDF e naturalmente controllato, lo avete sempre la possibilità fino al giorno 31 di poter cambiare idea. Altra domanda molto frequente è: se io partecipo a questa procedura di call veloce, questa o quell'altra che si aprirà il 9, poi mi gioco la possibilità di avere un incarico in GPS? La risposta è no, nel senso che io posso anche rinunciare
ad un successivo all'incarico che mi verrà assegnato dopo la Golveloce, devo dire che io non lo trovo molto carino a livello etico per diverse ragioni, che sono quella di innanzitutto di non dare la possibilità ad altre persone che magari sono in coda rispetto a noi, e soprattutto creiamo problemi anche all'amministrazione, che sarà costretta a scorrere l'elenco delle persone che hanno concorso a questa procedura, oltre a non offrire sin da subito un docente stabile agli alunni di tutte le scuole. Quindi, prima di fare la Golveloce, accertatevi che poi vi sentite di fare questa scelta, considerando anche che sapete che ci sono dei vincoli sulla mobilità che sono abbastanza restrittivi, e sono uno dei motivi per cui la UIL Scuola non ha sottoscritto l'ipotesi di contratto. Questo lo dico perché tutti quanti abbiamo combattuto contro questi vincoli della mobilità, e alla fine noi come UIL Scuola non abbiamo sottoscritto il contratto perché la mobilità è entrata nel contratto. Quindi, mentre l'anno scorso, quest'anno e 2 anni fa c'era stata una deroga ai vincoli di legge proprio attraverso la contrattazione con i sindacati, quest'anno, avendo sottoscritto quell'ipotesi, abbiamo fatto entrare i vincoli della mobilità nel contratto. E quindi Beh, mi taccio. grazie Roberta. Abbiamo fatto una panoramica quanto più esaustiva sulla Colveloce, abbiamo fatto vedere anche la domanda e quindi abbiamo completato. Forse è il caso di dire che nel momento Vai. in cui si dovesse poi rientrare in questa Golveloce, sicuramente si aprirà una seconda fase in cui ci verrà comunicata qual è la provincia che ci è stata assegnata. Nel caso di Mara, se dovesse mandare la domanda per la Lombardia, non lo so, Bergamo, e in quel caso poi dovrà scegliere le scuole, quindi le sedi di Bergamo, per avere poi l'assegnazione della sede.